E anche quest'anno è periodo di Team of the Season. Vuoi acquistarli tutti e realizzare finalmente la tua squadra dei sogni? Passa da IG Vault e con il codice coupon GIANT avrai un incredibile sconto del 6%. Il tutto con una velocità di consegna incredibile! Link in descrizione. E ciao a tutti ragazzi, oggi siete benvenuti qui sul mio canale. Siamo tornati qui signori con un nuovissimo video sul calciomercato, in particolare con i possibili trasferimenti che potrebbero avvenire da qui sino alla fine del calciomercato estivo. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, arriviamo a 3000 mi piace per un prossimo episodio la settimana prossima. Oggi ragazzi parleremo di acquisti, possibili acquisti incredibili, direi di non perdere altro tempo ragazzi. Mi raccomando con un bel mi piace e consigliatemi qui sotto nei commenti altri giocatori vicini ad altre squadre o possibili trasferimenti. Prima di iniziare ragazzi volevo invitarvi a passare da questa pagina Facebook Maglie Calcio se vi interessano maglie originali a prezzi bassissimi ragazzi. Nello scorso video vi ho fatto vedere la maglia dell'Ajax bellissima, questa volta vi faccio vedere la maglia dell'Inter di Gabigol. Sì, sono romanista, l'avevo presa principalmente per la serie della carriera giocatore con Gabigol. E se arriviamo a 3000 mi piace ragazzi, la riporterò la carriera giocatore con Gabigol e indosseremo ad ogni video questa maglia. Mi raccomando, contattate privatamente questa pagina Maglie Calcio, vi lascio il link in descrizione e quando li contattate fate il mio nome e avrete 5€ di sconto sul vostro ordine. Quindi mi raccomando ragazzi, contattate se vi interessano maglie da calcio bellissime. E niente ragazzi, io direi di partire subito col primo giocatore già ufficializzato. Parliamo di Salvatore Sirigu, che è passato ufficialmente al Torino. Questo è un gran colpo e secondo me ha fatto un grande balzo in positivo il Torino dalla scorsa stagione a questa, da Hart a Sirigu, perché Hart a me sinceramente non è che mi facesse impazzire, è un po' paperino, però Sirigu ha bisogno di ritrovare anche condizione. È molto probabile che il suo passaggio al Torino sia legato soprattutto al fatto che l'anno prossimo ci saranno i mondiali, quindi Sirigu non vuole perdere forse quest'ultima opportunità di partecipare al mondiale e vuole mettersi in mostra e giocare titolare soprattutto in Serie A, che è il campionato alla fine che Ventura e tutti quanti gli italiani seguono di più. Quindi ha deciso di firmare per il Torino che si sta muovendo molto bene e ha piazzato un bel colpo secondo me con Salvatore Sirigu. Prossimo acquisto quasi ufficiale ragazzi, poi può darsi che mentre lo sto facendo è già ufficializzato, parliamo di Unas, che è passato ufficialmente dal Bordeaux al Napoli per una cifra intorno ai 10 milioni. Stiamo parlando di un esterno, può fare sia l'esterno sinistro che l'esterno destro, penso che vada a sostituire Giaccherini che dovrebbe partire. Lui dovrebbe essere il sostituto o almeno per far rifiatare un attimino Callejon, dato che praticamente le gioca tutte, è sempre l'uomo più utilizzato da Sarri ogni anno e lo capisco anche perché dà un certo equilibrio ed è un giocatore fantastico, fa avanti e dietro in una maniera assurda e penso sia un giocatore appunto per far rifiatare un attimino Callejon, può giocare benissimo anche a sinistra per far rifiatare Insigne. Ora dobbiamo anche capire un attimo Sarri come vuole giocare quest'anno, se continuare con Mertens prima punta e vedere Milik magari che fine fa, non lo sappiamo, lo scopriremo solo vivendo. Resta il fatto che Unas è praticamente un giocatore del Napoli per circa 10 milioni di euro. Prossimo possibile colpo di mercato, parliamo di Matuidi, che a quanto pare è stato richiesto dalla Juventus, la Juventus che ha praticamente scartato quasi ormai l'ipotesi Nzonzi. Diciamo che a parità di prezzo e di qualità Matuidi vale 10 volte Nzonzi, Nzonzi ha una clausola di 40 milioni e il Siviglia non vuole smuoversi da quella cifra. Matuidi andando in scadenza l'anno prossimo, il Paris Saint-Germain lo valuta all'incirca 20 milioni. La Juve pare ne abbia offerti una quindicina. Se continuiamo così, ragazzi, l'affare potrebbe chiudersi tranquillamente. E Matuidi, un giocatore formidabile, è pazzesco. Fa sia da diga, è un grande tiratore anche. E diciamo un centrocampista completo, che è quello che manca un po' alla Juventus. Gli manca un po' quel Vidal. Ora non sto facendo paragoni con Vidal, però potrebbe tornare tranquillamente al centrocampo altre, magari con Matuidi, Marchisio e Pjanic, con Khedira ogni tanto. Secondo me sarebbe un gran centrocampo e vediamo un po' se questa trattativa andrà in porto. Fatemi sapere se vi piace più magari Matuidi o Nzonzi, penso che non ci siano dubbi ragazzi. Parliamo di Roma, perché è stato ufficializzato ormai Karsdorp, che arriva dal Feyenoord, fresco campione d'Olanda, per circa 20 milioni compresi bonus.
stiamo parlando di un giocatore molto offensivo. Andatevi a vedere il mio video che ho fatto appunto nello specifico per Karsdorp. Penso che vada a riempire un po' il vuoto lasciato da Florenzi, perché Florenzi sicuramente giocherà un po' più avanzato quest'anno, quindi sulla destra avremo Karsdorp e Bruno Perez che si alterneranno ogni tanto. Cessioni in casa Roma, ormai Paredes è un giocatore dello Zenit San Pietroburgo, salvo clamorosi sviluppi stile Manolas, perché Manolas sembra aver un attimo rimandato il suo approdo allo Zenit. Paredes è quasi un giocatore dello Zenit per una cifra intorno ai 25 milioni compresi bonus. A me dispiace tanto di questo giocatore, perché è un giocatore che mi piace tantissimo e mi dispiace davvero davvero tanto che abbia fatto una scelta del genere, anche se secondo me tra uno o due anni li ritroveremo sicuramente in Italia. Io spero non alla Juventus, ma secondo me sarà un'operazione in stile Osvaldo che si è fatto un anno a Southampton e dopo un anno è venuto alla Juventus. Secondo me sarà la stessa cosa. Cessioni anche in casa Juventus, perché Dani Alves ormai ha rescisso il suo contratto con la Juventus ed è vicinissimo a vestire la maglia del Manchester City, così ritroverebbe anche il suo vecchio allenatore al Barcellona, cioè Pep Guardiola. Dani Alves ha sempre espresso la volontà di tornare ad essere allenato da Guardiola e più che altro ha espresso sempre la volontà di provare un'esperienza in Premier League. È come dal ritorto, ragazzi, praticamente un giocatore che ha vinto tutto nella sua vita e vuole provare anche quest'ultima esperienza. Secondo me farà anche bene al Manchester City, conoscendo bene Guardiola e conoscendo bene anche lo stile di gioco di Guardiola. Parliamo di Milan adesso, perché il Milan è vicinissimo a chiudere per Çalhanoğlu. A quanto pare potrebbe anche inserire Campbell, il Bayer Leverkusen, nella trattativa, quindi fare un pacchetto completo con Çalhanoğlu e Campbell. Per il momento, parlando di Çalhanoğlu, il Bayer Leverkusen chiede 20-25 milioni, il Milan non si muove dai 15, però a quanto pare inserendo Campbell dovrebbe chiudersi il tutto per una quarantina di milioni. Ora non so se è vera o non vera questa notizia, sta di fatto che Çalhanoğlu è molto vicino a vestire la maglia del Milan e a quanto pare con questo innesto sicuramente Montella cambierà il suo scacchiere tattico, magari passerà a un 4-2-3-1 o un 4-3-1-2, quindi cambierà dal 4-3-3 al 4-3-1-2 con un trequartista, perché Çalhanoğlu di natura è un trequartista, può fare anche il centrocampista centrale, anche l'esterno, però è un po' sprecato lì. È conosciuto per le sue incredibili doti da calcio piazzato, fa dei gol su punizione, ragazzi, incredibili. Altra cessione in casa Juventus, perché a quanto pare Alexandro potrebbe lasciare la Juventus per andare al Chelsea di Antonio Conte. La Juve ci sta pensando, il giocatore anche. La Juve ha sempre detto che se il giocatore in questione non vuole rimanere, quindi vuole andare altrove, la Juve lo lascia libero di andare via, perché non vuole tenere in casa giocatori scontenti, ed è giusto che sia così, ragazzi. Il Chelsea ha offerto circa 70 milioni alla Juventus, per la Juventus è una cifra congrua al valore del giocatore. Ora la palla spetta nelle mani praticamente di Alexandro, che deve decidere cosa fare. Lui è molto attratto dall'esperienza in Premier League al Chelsea. Il problema secondo me della Juventus in quel caso sarebbe trovare un sostituto, perché attualmente in circolazione terzini sinistri come Alexandro non ce ne sono, forse al pari di Marcelo, però io terrei 3.000 volte Alexandro, perché è un giocatore fantastico. Secondo me attualmente è il terzino, se non tra i primi tre terzini sinistri più forti al mondo, secondo me, ed è un margine di miglioramento pazzesco. Ultima chicca, ragazzi, qui si parla di, secondo me, di fantamercato, però è una chicca che hanno rilasciato praticamente i tabloid inglesi. A quanto pare Arsenal e Manchester City starebbero pensando un clamoroso scambio, forse alla pari, tra Aguero e Alexis Sanchez. Io ora non sono qui per dire chi è meglio dell'altro, perché non ne sarei in grado, sinceramente sono due fenomeni, due top player, due giocatori fantastici. Sanchez ha sempre espresso la sua volontà di lasciare l'Arsenal, perché l'Arsenal, diciamocelo, ogni anno sembra che debba spaccare il mondo e puntualmente si ritrova magari a vincere solo la coppetta di turno. Ora io non so Aguero che intenzioni abbia, però dopo l'esplosione praticamente di Gabriel Jesus, il Manchester City
potrebbe tranquillamente accettare questo scambio. Secondo me si tratta semplicemente di fantamercato, perché dubito che due squadre del genere si accordino per fare un trasferimento del genere, uno scambio del genere. Poi non lo so, tutto può essere nella vita, però attualmente non mi sento neanche in grado di dire chi ci guadagna e chi ci perde. Secondo me sono due giocatori fortissimi. Sanchez è un giocatore un po' più duttile, perché può fare l'esterno, la prima punta. Aguero un po' più prima punta, seconda punta, però siamo parlando di due giocatori fortissimi. Ragazzi, mi raccomando, superiamo i 2500 mi piace per un prossimo episodio, 3000 like, e vi riporto la carriera giocatore con Gabigol. Tutti i social in descrizione, fatemi sapere di queste trattative qual è quella che vi attizza di più e vi attira di più, continuo a sputare, e consigliatemi altre possibili trattative qui sotto nei commenti, io le inserirò nel prossimo episodio. Lasciate un mi piace, commentate, condividete, tutti i social in descrizione. Ragazzi, video finito, date gente a tutto e ciao, adio!